forza. Questa è la città in cui si svolge la nostra storia. Ecco i protagonisti, Franco e Liliana, sono fidanzati. Lavorano tutti e due, lui ha il motoscooter. E questa è una bella fortuna perché quando si ha un po' di tempo a disposizione si può correre a tuffarsi in quel surrogato del mare che è la piscina. Le campionesse di nuoto fanno esercizi di stile. Che mitragliata di belle ragazze. Neanche Franco resiste alla tentazione di fare un po' lo spiritoso con loro. No, ecco. Non l'avesse mai fatto. Ma che ti ha preso? Invece di fare lo stupido con le ragazze, pensa alla casa piuttosto. Ah, ma ce l'hai proprio come un chiodo qui con questa storia della casa. Sì, scherza tu. A casa mia non c'è posto. A casa tua neanche. Ci sposiamo e siamo insieme per telefono, eh? E che ci posso fare? Andremo nei vagoni ferroviari, cosa vuoi che ti dica? Se i soldi non ce li ho, ci vogliono i milioni per la casa. Io i milioni non ce li ho. Dio mio, ma sempre che litigano questi due. Pace, figure, ma che cosa avete da... Ah, il callo! Oh! Aiutalo, Dio mio, non so nuotare! Aiuto! Aiuto! Ancora una bracciata, se devi portare io! Coraggio! Forza! Forza! Aristide! Su, Aristide, non è stato niente! Senti come pesi! Adesso ti faccio la respirazione artificiale! Tirati su, tirati su! No, no, che respirazione artificiale! Su, andiamo! Tirami, tirami, tirami! Portami a casa! Portami a casa in motocicletta! Sì, sì, ora ti portiamo a casa! Quanto è bello qui, quanto pagate di fitto? No, fitto è nostra, ci è stato assegnato. Questo è un appartamento in una casa. Gratis? Quasi gratis. E come avete fatto? Ma il piano Fanfani, non lo sapete, appartamenti in una casa. Sì, sì, in una casa, sì, appunto. Sento un freddo addosso, io salgo, venite. No, grazie, abbiamo da fare. Ciao. Allora, tu che sei tutto, di... Come si fa ad avere la casa qui? Ma che, ci vogliono un sacco di soldi. Aristide ha detto gratis. Ma quasi gratis, e poi Aristide è un pallonista. Il giorno dopo si torna alle occupazioni quotidiane e l'incidente della piscina è presto dimenticato. Liliana lavora nel cinema, ma non fa l'attrice, è una passafilm, cioè una delle ragazze che controllano le pellicole in uno stabilimento cinematografico. La signorina Liliana in sala 2, la signorina Liliana in sala 2. Ecco, l'hanno chiamata. Ora in proiezione dovrà controllare la qualità tecnica di un documentario. Controlla tu e poi mi porti la relazione. Bene. Via con la proiezione. In 10 anni la popolazione italiana è aumentata di 4 milioni e continua ad aumentare ogni anno di circa 400.000 unità. Eppure le strade riescono a contenere l'accresciuto traffico. E c'è ancora posto per tutti sui tram e sui treni. Nella sola Roma, per esempio, la popolazione è salita in 10 anni da 1,5 milioni di abitanti a quasi 2 milioni. Le città si espandono sotto questa spinta. Ecco la pianta di Roma nel 1946. Ed ecco la Roma di oggi. Il problema della casa per tutti non è mai stato avvertito così gravemente come negli ultimi anni. Migliaia di nuovi quartieri sono sorti, centinaia di migliaia di appartamenti sono stati costruiti. Per sostenere questo sforzo e incrementare nello stesso tempo l'occupazione operaia, fu approvato 7 anni fa il piano Fanfani Case. Nasceva una grande cooperativa con quasi 9 milioni di soci lavoratori che pagano mensilmente un contributo all'INA Casa. Finalmente la busta paga. Ma cosa significa quella voce contributo in casa? Che momento, lasciatemi passare. Lasciatemi passare, devo andare al ragioniere. Scusi, ragioniere, che sono queste 25 lire? Queste in a casa. Che?
Le trattengono di più perché lei è scapolo, sposato e con almeno 3 figli pagherebbe meno. Ma io voglio sapere se mi danno la casa. Se ne ha diritto, sì. E ne ho diritto. E lo chiede a me, se non lo sa lei. Guarda, dottor Messori, quello ti dice tutto. Sì. Centinaia di migliaia di case. Ma le 25 lire, oppure secondo i casi le 100 lire versate dai lavoratori, sia pure aggiunte alle 75 o alle 300 del datore di lavoro, sommate insieme, non avrebbero mai raggiunto la cifra necessaria per avere le 1000, 2000, 3000, 4000, 130.000 case realizzate negli ultimi 7 anni con un investimento di 300 miliardi di lire. E allora lo Stato ha versato 105 miliardi, i lavoratori 170 miliardi, le rate di riscatto e i fitti per le case già assegnate hanno dato 25 miliardi e si è raggiunta la somma necessaria. Il contributo dei lavoratori e quello dello Stato sono stati amministrati dalla gestione INA Casa nel primo settennio di attuazione del piano Fanfani. Non è all'INA Casa che va fatta la domanda, caro figliolo, ma non potremmo riparlarne domani. Scusi ancora un momento, dottor Mezzori. Io che lavoro soltanto da un anno, per esempio, io che ho pagato poco, a me non mi spetta la casa, non me la danno, vero? Ma cosa c'entra? Non è un dote d'es. Cosa? Sì, insomma, non è un privato che se non dai tanti soldi non ti dà niente. Lo Stato, stai buono, Daniele, stai buono. Se hai bisogno e diritto, te la dà quasi gratis la casa. Comunque io devo andare, vede, mi scusi. Perché non va dalla signorina Barbieri, dall'assistente sociale? Ah, sì, vado dall'assistente sociale. Lei deve sapere tutto. Oh, mi scusi, sa? Buonasera, buonasera a tutti. Per l'assegnazione degli alloggi si segue il criterio delle effettive necessità familiari. Tra i vari concorrenti vengono stabilite graduatorie in base a precise valutazioni. Per esempio, i lavoratori che abitano in baracche, grotte, cantine, dormitori hanno diritto a 4 punti. Per quelli che dividono l'alloggio con altre famiglie o occupano alloggi insufficienti, 4 punti. Per chi abita lontano dal luogo di lavoro e impiega più di 2 ore in ogni trasferimento, punti 3. Chi deve abbandonare l'alloggio per disposizione delle autorità competenti ha diritto a 3 punti. Chi vive in abitazioni antigieniche ha diritto a 2 punti. Con un'anzianità di lavoro da 6 a 9 anni si ha diritto a 2 punti. Con più di 9 anni di anzianità, 3 punti. Le famiglie composte da 2 o 3 persone hanno 1 punto, con 4 o 5 persone 2 punti, con 6 o 7 persone 3 punti. Se a breve scadenza la famiglia si allargherà per una nascita o un matrimonio, ancora 1 punto. Chi ottiene il punteggio più alto ha la casa. Fino ad oggi 150.000 famiglie hanno già ottenuto un alloggio. Ma il Parlamento all'unanimità ha prorogato per altri 7 anni il piano Fanfani. Ed ecco in grafico per ogni provincia a tutt'oggi la densità delle costruzioni in a casa. Al termine della gestione saranno state costruite 340.000 case. Una città grande come Milano, sparsa in tutta Italia. Fuori è già sera. Franco è ora alla caccia dell'assistente sociale. Oh, signorina bella, proprio lei cercavo. Ma veramente? No, no, lei mi deve salvare. Questione di vita o di morte. Ho diritto alla casa, tornitore specializzato, sana costituzione. Ha fatto la domanda? No, come si deve fare? E venga domani in ufficio. No, per carità, adesso, signorina, adesso per favore. E allora sul svelto scriva. Sì, ecco, mi dica. Nome, cognome. Indirizzo? Sì, e poi? Data di nascita. 340.000 case per i lavoratori. Una di queste potrà essere la vostra. Grazie, signorina bella, grazie, grazie. Ma che cosa? Ma insomma, chi è quello? Ma è un nostro operaio. Ma operaio, operaio, va bene, sei un'assistente sociale, va bene. Ma che ti fai sbattucchiare per la strada, non c'è non niente capisco. Di male. Ma come, non c'è niente di male, ma io, ma per carità, stai ma lascialo fare. Ciao. Ciao. Franco, sull'assegnazione delle case sono... Tutto anch'io. Domani facciamo la domanda e mettiamo tutto a posto. Adesso andiamo al cinema, vieni. Li lasciamo a questo punto i nostri amici, ora che la loro speranza di avere una casa comincia a farsi concreta. Non importa stabilire come si concluderà la loro vicenda. In tutte le parti d'Italia dal 1949, 150.000 storie come questa hanno avuto un lieto epilogo. Pochi anni prima...